IF Expo 2014, siamo qui con Giorgio Giovannini, responsabile per l'Italia di Henderson. Dottor Giovannini, il 2013 è stato un anno record per il risparmio gestito. La vostra società com'è andata? La nostra società è andata molto molto bene. Abbiamo avuto, direi, la raccolta più elevata sin dalla nostra, dal nostro arrivo in Italia. Noi siamo in Italia dal 2000, abbiamo più che raddoppiato il vecchio massimo, ma direi è secondo me in linea con tutto quello che è accaduto all'interno dei nostri concorrenti, quindi delle altre società di gestione. Il motivo, a mio parere, è sempre più la presa che le reti di promotori, dei private banking, hanno sul risparmio gestito, e quindi il multibrand è un cavallo di battaglia di queste reti. E secondo motivo, il fatto che le banche sono ritornate a credere all'interno delle proprie strutture commerciali sul risparmio gestito, sui fondi. Ecco, in questo contesto, per il 2014 l'asset allocation che voi consigliate a promotori e private banking su cosa punta? Allora, non esiste in realtà un puntare su un asset allocation, perché tutti quanti hanno già un asset allocation e devono in qualche modo modificare ogni anno la loro già esistente asset allocation. Quello che noi stiamo dicendo ormai da qualche mese è: attenzione, sono tutti troppo sovrappesati sull'obbligazionario. Sembrerebbe un discorso semplice, quasi logico, visto che i tassi sono in rialzo, comunque sono stabili o in rialzo. Le prospettive di crescita qua e là, ancora macchia di leopardo a livello mondiale, comunque continuano a esserci, per cui è normale che il ciclo monetario di discesa dei tassi sia terminato, sia giungendo al termine. Però io mi rendo conto che è estremamente difficile, prendendo l'asset allocation costruita negli ultimi anni, andarla a modificare. Il vero challenge, la vera sfida per tutti noi, non soltanto per i promotori e i private banker, sarà quella di riequilibrare questa asset allocation, che oggi ha troppi bond e troppe poche azioni. Beh, certi bond sono uno degli asset preferiti dagli investitori italiani, quindi diciamo ridurre l'asset obbligazionario e puntare di più sull'azionario, mi sembra di capire. Allora, puntare di più sull'azionario e sulle asset class decorrelate. Io in questo momento non sono negativo sull'oro, non sono negativo su prodotti multi asset, non sono negativo su prodotti total return. Quello che dico è: fino a ieri il 90% di un portafoglio era quasi tutto in prodotti obbligazionari. Oggi, con coraggio, bisogna cominciare a smontare, a ritoccare, a riequilibrare questo portafoglio. La cosa più semplice è chiaramente aumentare l'attività azionaria, però anche idee sulle commodity o comunque su nuovi tipi di asset class sono da prendere in considerazione. Vediamo il 2014 come un anno meno monodirezionale e più flessibile, più volatile. Ho capito. Da BF Expo con Henderson è tutto, buonasera.